Sì, ci troviamo a Perugia con un ospite d'eccezione per Today e per Perugia Today, Terni Today, la nostra rete, che è la nostra Sara Tommasi. Sara la conoscete tutti, modella da sempre nello show business internazionale e nazionale, e attraversa una fase della vita importante perché, come vedete, bella più che mai, ma soprattutto con una grande voglia di ritornare a fare cose belle e importanti. Oggi vogliamo parlare invece, Sara, di questa tua rinascita. A un certo punto, al di là delle cose belle o brutte che fanno parte della carriera di ognuno di noi, c'è questa, di nuovo questa esplosione. Da dove nasce questa tua forza e soprattutto cercheremo di capire dove vogliamo arrivare. Qualche anno fa io praticamente ero devastata dopo la burrasca che sapete tutti ormai purtroppo dai giornali che mi era successa. Da una parte mi sentivo anche un po' in colpa per essermela un po' tirata tra virgolette per frequentazioni sbagliate, e niente, a un certo punto pensavo che non mi chiamasse più nessuno. In effetti richiamavo tutte le persone del passato di Milano che mi avevano aiutato ai tempi d'oro quando facevo l'Isola, altri programmi, si meritavano una mano. Niente, c'era il vuoto, tutti che mi chiudevano le porte. Io sono riandata anche a Milano personalmente, niente. Poi non mi arresi e andai a Roma, provai con Roma, e la fortuna volle che mi imbattei in un fotografo che mi scoprì e mi disse: ma tu sei adatta, poi tramite anche Deborah Cattoni, che appunto la mia manager, sei adatta per fare la testimonial di Memory of Ferruccio Lamborghini a Dubai. Cioè io non ci potevo credere, finalmente mi si riapriva una chance di essere una modella importante ad alti livelli. Poi Lamborghini, insomma, il Memory of Ferruccio Lamborghini, un marchio di automobili famosissimo. E quindi da lì ho iniziato a sognare, io non ci potevo neanche credere, però accadde, e accadde perché comunque mi rimisi in gioco a cercare, come facevo agli inizi, i casting, cioè andavo alle prime televisive, alle prime cinematografiche di Roma. Prima avevo provato con Milano, ma Milano mi chiudeva le porte, invece Roma me le ha riaperte, e da in Memory of Ferruccio Lamborghini poi sono ritornata nei salotti di Barbara D'Urso, e adesso sto lanciando un singolo molto importante che è una canzone d'amore che sarà pop e dance. Ho scoperto anche questa dote canora, e quindi sarà sicuramente un successo per l'estate, ne sono sicura. Adesso anche la canzone che so che state preparando, e sono settimane importanti proprio queste. E al di là di questo progetto, come si rinasce? Perché tu hai avuto l'opportunità di Deborah, però tu hai detto una cosa molto bella prima che registrammo. Mi sono reso conto che una laurea ce l'avevo anch'io, che in italiano ci so parlare anch'io, che una bella ragazza ci sono e ci tengo, e quindi hai ripreso via. Ci parli un po' di Sara, della forza che ha trovato? Dopo la burrasca ero devastata, ero tornata a Terni, io avevo casa a Milano, l'avevo venduta perché mi sentivo veramente tempestata, ho detto non è più il caso di andare avanti, nessuno credeva in me, quindi me ne andai da una città dove io avevo costruito un sogno tanti anni fa, partendo con tanta grinta, mi laureai in quattro minuti, cioè proprio velocemente, in 3 anni, e poi riuscì a entrare nel mondo dello spettacolo grazie sicuramente alla laurea, e anche grazie appunto comunque a come mi ponevo, insomma ero famosa anche per essere un equilibrio di eleganza, e poi comunque purtroppo tutto andò a naufragare. Io pensavo che l'Italia non mi avrebbe riaccettato, invece secondo me l'Italia è come gli Stati Uniti, cioè se vali, cioè alla fine fai vedere che vali, e chiaramente capiscono che magari certe cose hai sbagliato eccetera, però comunque vali, una possibilità te la danno. Sara, il tuo sogno, però, questi sono i tuoi progetti nell'immediato e quindi segno di questa rinascita che stiamo raccontando, però come tutti noi tu avrai un sogno, un'aspettativa che può essere sia una trasmissione televisiva o anche qualsiasi altra cosa, parlo ovviamente della carriera. Vado con calma, piano piano, perché devo comunque farmi riaccettare dalla gente e dimostrare che comunque sono cambiata, perché anche se avevo fatto quel percorso, anche non volendo l'ho dimostrato, però comunque la gente può pensare sempre male, quindi piano piano. Il mio sogno era sempre stato quello di condurre un programma importante, chiaramente adesso devo fare un grande lavoro di pulizia su internet dei video che non vanno, perché per arrivare a un discorso del genere devi essere assolutamente molto professionale. C'è anche il lato rosa della vita, no? Il lato gossip. E noi abbiamo visto che recentemente hai smentito una relazione che tra l'altro ti veniva attribuita con la tua manager, che è Deborah Cattoni. Ovviamente smentiamo.
come tante altre cose che ti sono già detto, uno che hai smentito. Quel mondo dello spettacolo è così, basta una piccola foto, e comunque era una foto che avevamo fatto insieme in allegria, ci aveva fatto un fan e hanno pensato subito da un abbraccio che ci fosse qualcosa di più. Il lavoro non si mischia con certe cose, se no poi si perde un po' il discorso, e quindi comunque aspettiamo il Principe Azzurro, per ora stiamo bene insieme così, lei può venire a vivere da me, io da lei, non abbiamo ancora trovato proprio l'uomo giusto giusto, ne abbiamo molti che ci corteggiano, ma stiamo per questo la nostra amicizia è forte, perché alla fine rimaniamo sempre io e lei che ci raccontiamo le cose, sembrano come le cose di quando eri piccola, che hai a 18 anni, hai sempre questa amica che ti succedono tante cose, hai tanti uomini o anche tante amicizie eccetera, però alla fine non riesci a combinare, infatti anche mia madre lo dice, ma quando è che ti sposi, insomma è un tormentone. Come ti vedi e dove ti vedi tra 10 anni? Tutto va bene, sempre molto forte nel mondo dello spettacolo, e perché no, condurre un bel programma importante di un bel palinsesto, mio grande anche di cronaca nera, so che tu fai cronaca nera, quindi trattare anche questi discorsi, però comunque cioè, nella vita non possiamo sempre sperare che i nostri sogni si avverino, bisogna stare anche molto attenti perché lo show business, soprattutto per le belle donne, è un po' una trappola, sì sicuramente se non fossi stata comunque attraente magari certa gentaccia non m'avrebbe agganciata per certe cose, però insomma nella vita sicuramente io sono contenta di essere nata una bella ragazza, non bellissimissima però abbastanza bella, poi uno si può sempre ricorrere ai chirurgia estetica e farti ancora più bella, perché no, ci potrebbe essere in progetto anche qualche operazione. Certo la bellezza comunque anche nel mondo del, però no, mi ha sempre, alla fine devo dire che è stato molto nelle mie mani, se fossi stata più attenta tutto questo non sarebbe successo, quindi non è tanto per la bellezza ma anche per restare attenta, e cioè questa è una cosa che ho imparato, mi hanno insegnato anche degli amici importanti che poi mi hanno aiutato nella vita, cioè di stare attenti, cioè di non dare per scontato delle cose, che l'ingenuità non va bene, cioè bisogna comunque essere un po' sgamati e sapere che quello che sta succedendo, cioè proteggersi. L'ultima domanda, veramente, hai parlato di calendari, tu lo rifaresti un calendario? Sì no, perché no, comunque preferirei di no, preferirei altre opzioni adesso, anche magari qualcosa di più serio, infatti io l'ho detto a Deborah, l'abbiamo un po' messo in coda, perché comunque ho sempre i miei 38 anni di dimostrare comunque, preferirei essere, cioè eccellere per le mie doti anche da laureata adesso rispetto a quelle di spettacolo.